Allora, buongiorno, oggi è venerdì 22 gennaio 2021, io sono Chiara Nannini e siamo in compagnia di Sandra Cacialli. Sandra, ti vuoi un po' presentare? Sì, mi chiamo Sandra Cacialli, sono nata il 27 giugno del 1969 e a Firenze. Ho vissuto a Firenze solo i primi 2 anni della mia vita e poi ci siamo trasferiti a Sesto Fiorentino, un comune vicino a Firenze, e le scuole le ho fatte tutte lì. E ho cominciato presto ad andare a scuola perché la mia mamma lavorava e quindi prima dell'asilo comunale ci ha mandato un anno dalle suore presso gli Scolopi a Sesto Fiorentino. C'era questa struttura, era una villa grande, vecchia, con un grande giardino. Quello che mi ricordo di quegli anni sono, cioè, alcune scene abbastanza nitide, e sia il momento del pranzo in questa sala da pranzo con queste tovaglie di plastica fiorite, dove noi dovevamo portare il pranzo da casa, quindi queste gavettine di metallo col tappo ermetico dove ci mettevano il pranzo. E poi il giardino, mi ricordo che c'erano delle altalene. E noi andavamo spesso sull'altalena canticchiando delle filastrocche improbabili. E poi mi ricordo il momento di quando ci venivano a prendere, ci mettevano su questa panca davanti al portone enorme nell'atrio e dovevamo stare seduti e aspettare i genitori che ci venissero a prendere. Non ho un ricordo bellissimo delle suore di quel periodo. Mi sono molto più divertita dopo all'asilo comunale. Da 3 anni in poi io e mia sorella, io ho una sorella gemella, quindi ho fatto tutte le scuole, allora solo l'asilo insieme, poi nella stessa scuola ma in classi separate. Però all'asilo eravamo insieme, ci veniva a prendere il pulmino giallo, e c'era Celestino che guidava il pulmino, che faceva sempre, arrivava, ciao spose, andiamo, andiamo, e si andava a scuola. L'asilo me lo ricordo bene, era una costruzione anni 70, attaccata a quella che sarebbe stata poi la mia scuola primaria, mentre l'edificio della scuola era un edificio più vecchio, questo era più moderno e un prefabbricato. Mi ricordo la stanza dove giocavamo, dove c'era l'angolo del gioco simbolico, le bambole, mi ricordo si stava tanto a giocare con le bambole. La maestra me la ricordo bene, con il grembiulino a quadrettini, con dei fiori anche. E mi ricordo appunto che stavo spesso con mia sorella, ma anche con altri bambini. E mi ricordo i giochi in giardino, dove c'erano appunto questi tubi da cantiere, tubi di cemento, e noi si stava tanto dentro a questi tubi con i sassetti e si giocava così molto liberi. Poi mi ricordo la mensa mi piaceva molto, lì c'era proprio la cucina interna e mi ricordo che il venerdì ci davano il pane con la Nutella, quindi era un giorno di festa. Dopo ho cominciato la prima elementare nel 75. E i primi anni non mi ricordo come andavo a scuola, non con il pulmino, probabilmente ci accompagnava la mamma. E la mia scuola era un edificio con delle grandissime finestre. Mi ricordo il pavimento a esagonale, a esagoni rossi, neri, in graniglia, e queste grandi vetrate e che dividevano i corridoi, e mi ricordo anche un incidente, un bambino sfondò la vetrata durante la rielezione perché si correva e gli furono messi i punti. Mi ricordo che questa cosa ci impressionò moltissimo, il sangue. Mi ricordo anche che stavamo tanto nei bagni, perché ci mandavano nei bagni da soli, e quindi poi ci si trovava con qualcuno e si stava lì a chiacchierare. In classe, cioè la classe erano classi grandi, ampie. E la maestra era una maestra unica, non avevamo il doposcuola, quindi uscivamo a mezzogiorno e mezzo. Mi ricordo da quando ho cominciato ad andare a scuola a piedi, da casa andavo a piedi con mia sorella e ci fermavamo a comprare la merenda a un forno lì con la schiacciata, tipo 50 lire di schiacciata, queste schiacciatine tonde, mi ricordo bene, questo forno che c'è ancora a Sesto, il forno vicino alla scuola. Mi ricordo il crocifisso in classe e spesso anche il fatto di fare la preghiera la mattina. Anche se la mia maestra era una maestra particolare, mi ricordo che ci leggeva i Promessi Sposi addirittura. Ricordo queste storie di questo Renzo e Lucia. Ce le leggeva a puntate, credo fossimo in quarta elementare, perché non prima. Mi ricordo gli esami di seconda elementare, ci cioè hanno fatto l'esame dalla seconda alla terza, credo sia stato l'ultimo anno. Poi dopo l'hanno tolto, quindi questo esame che
consisteva appunto in un dettato e delle operazioni di matematica, mi ricordo solo quello, però mi ricordo di aver fatto l'esame di seconda elementare. Era una bambina a cui piaceva andare a scuola, adoravo la maestra perché era anche una donna un po' particolare che ci raccontava anche tante cose di lei. Ci raccontava del suo babbo che era stato antifascista, che l'avevano picchiato gli squadristi. Io mi ricordo bene questo aspetto della storia che entrava in classe attraverso questa donna, insomma, che aveva 40 anni negli anni 70 e ci raccontava tante cose di lei. Era una maestra molto umana, molto brava a spiegare e anche molto giusta, anche se era severa, perché mi ricordo io ero una bambina molto chiacchierona e anche un po' polemica e mi prendevo sempre con un compagno di classe e volevo stare sempre accanto alla maestra e lei non mi mette, addirittura a volte stavo alla cattedra, mi lasciava stare lì con il quaderno da lei, però non mi metteva mai nel banchino proprio lì, mi metteva proprio alla cattedra e spesso ci litigavamo questo posto con gli altri compagni, fra cui appunto sto Valentino con cui io mi pigliavo sempre e lei ci metteva in castigo insieme e o dietro la lavagna, mi ricordo anche qualche volta di essere stata proprio buttata fuori dalla classe nel corridoio, qui che girellavo per questo corridoio, però non mi ricordo di aver sofferto particolarmente di queste punizioni, si vede che era riuscita a creare comunque un equilibrio fra le cose, quindi ce le gestivamo, insomma, non era. E per quanto riguarda le cose che facevamo, appunto, dato che ho conservato anche dei quaderni e così, mi ricordo questa cosa dei pensierini, cioè lei ci faceva scrivere tanto, questa era una cosa tipica, no? Scrivevi il pensierino, che era un po' prima del componimento del tema, no? Quindi tutti questi pensierini in cui te parlavi o della tua famiglia o delle osservazioni anche dalla finestra, ci facevano fare molto questo fatto di osservare e scrivere e si usciva anche fuori, c'è questo grande giardino davanti alla scuola, non recintato, è proprio tipo una piazza e andavamo a osservare, cioè, questi grandi alberi, anche il passare delle stagioni, mi ricordo l'autunno, insomma, e si scrivevano tutte queste cose. La matematica mi ricordo meno, forse perché mi è sempre piaciuta meno, io ero molto più, sempre stavo molto, appena in prima elementare cominciai a leggere, leggevo tutto, perfino le insegne, dei negozi, c'era sempre questa grande passione per la lettura. E questo, insomma, un po', sì, c'era la ricreazione, poi si usciva presto, si andava a casa e dopo c'erano un po' di compiti da fare, io studiavo con la mia nonna. Mi ricordo la mia nonna mi faceva ripassare le tabelline e se non le sapevo mi tirava degli scappellotti allucinanti, soprattutto i 7x8 non me lo ricordavo mai, e però insomma mi ricordo, c'ho un bellissimo ricordo delle elementari, quella con la maestra, specialmente anche l'ho rivista anche dopo, insomma la incontravo a Sesto, è stato per me un punto di riferimento grosso. E poi appunto c'è, cioè, questa cosa un po' buffa riguardando anche un po' i quaderni che ho trovato così, e che eravamo molto liberi nella scrittura, perché io descrivo appunto anche il rapporto alla mia sorella dandole un po' di scema, fa la cretina e non è mai corretto nel testo, e anche le correzioni lei le faceva però in maniera anche abbastanza delicata, cioè con la penna rossa magari ti segnava se ti lasciavi una letterina, però i quaderni di prima elementare per esempio, cioè, tanti errori non sono nemmeno proprio segnalati, cioè ci faceva esercitare a scrivere, però non era, non faceva mai troppe correzioni. E come voti non c'era il voto numerico, ci davano bene, brava. E quando poi dalla quarta abbiamo cominciato proprio a fare i temi, proprio quelli, cosa che dopo quando ho avuto figli ho notato che non fanno più tanto, proprio col foglio a protocollo piegato e tutto quanto. Il giudizio dietro è sempre un giudizio, insomma, dove dà sempre delle indicazioni, tipo testo corretto, attenta all'ortografia, oppure fai sempre il solito errore, Sandra smettila, insomma, molto colloquiale con noi era. Io appunto mi dimenticavo queste acche, ogni tanto mi sfuggivano le acche. Un'altra cosa che ricordo bene è questa cosa appunto che dell'osservazione dell'ambiente esterno alla scuola e delle persone. Cioè noi intervistavamo proprio i genitori degli altri bambini che magari facevano il fornaio oppure facevano il vigile urbano. Mi ricordo questo babbo appunto nel turbino che noi siamo usciti a osservare il lavoro degli spazzini e dopo ci faceva proprio scrivere cosa vedevamo.
tipo un po' un'indagine antropologica, forse, non lo so. Poi nel tempo libero alle elementari, appunto, noi giocavamo, c'avevo il giardino, quindi giocavo tanto in giardino, ma anche fuori. Vicino a casa mia c'era un palazzo più moderno di casa mia, con un cortile, e spesso ci si trovava lì. Si andava sui pattini, si andava con le biciclette, si stava parecchio, parecchio per strada. Cioè, vivevamo proprio la strada. Mi ricordo che andavamo in questa specie di garage dove c'era una grande discesa, andavamo giù con le biciclette. Mi ricordo pochissima presenza degli adulti. Già a 8-9 anni noi eravamo autonomi, cioè Ma ci lasciavano stavi scegliere. sempre con la sua sorella oppure c'erano anche Un altri gruppetto di amici? bambini della zona, sì. Ok. Alcune delle che veniva a scuola con noi e stavano vicino lì a casa. Mi ricordo si andava anche molto a giocare in queste zone un po' dalla mia strada andava un po' a finire, c'era un po' un misto fra piccole fabbriche di ceramica, perché a Sesto c'era la manifattura della ceramica. E mi ricordo uno dei giochi era andare a Coccini, che cioè Certo. andavamo dove buttavano i pezzi rotti, andavamo a cercare tazzine intere oppure piattini, proprio nella terra di scarto, diciamo. Questo era uno dei nostri giochi preferiti, andare a Coccini, perché dietro la casa di questa bimba c'era appunto una piccola fabbrica di ceramica, una piccola manifattura, e dietro nel cortile buttavano tutta questa roba. E noi si andava a recuperare e poi ci si giocava. Tanto nelle soffitte si giocava, io c'avevo la soffitta, ma anche questa bimba con cui abbiamo passato tanto tempo. Una bimba andava a scuola in classe con la mia sorella, perché poi all'elementare ci hanno separato, come i gemelli consigliano sempre di separarli. E nella sua sezione c'era questa bambina che aveva la casa in fondo alla strada, e andavamo da lei, c'era questa grande soffitta con un vecchio letto di ferro, un monte di cianfrusaglie, e si giocava, chissà, erano dei mondi fantastici, con tutte queste valigie, borse, borsine, scarpe. Molto si giocava da soli, cioè appunto questo me lo ricordo bene, questa poca presenza degli adulti, cioè tutti non si interessavano a cosa facete. Ti davano la merenda, c'era cioè il momento della merenda, delle grandi merende, bomboloni, pizze, robe. Però quando te l'avevano andata a mangiare, a posto, poi se non facevi danno andava bene così. E quindi questi pomeriggi tanto a giocare fuori, anche con i pattini, sì, mi ricordo bene. Anche delle grosse litigate con i maschi, ci si scontrava proprio fra maschi e femmine, ma anche in maniera abbastanza tipo un po' rissa, no? Ci si faceva gli agguati, però tutto gestito dai bambini, dal gruppo dei bambini. E qua si parla di quarta, quinta elementare, già alle medie poi. È cambiato, avevo sempre la scuola vicino, andavo a piedi, andavo e tornavo a piedi sempre in gruppetti, però sì, eravamo già più, diciamo, non giocavamo meno, c'era più un po' questa cosa, iniziava appunto l'amicizia con i maschi, i primi trucchetti, c'erano questi trucchi improbabili, tutti rosa, che vendevano, non c'era, cioè il trucco era una cosa da grandi, però c'erano questi trucchi giocattolo. Che si prendeva, c'era appunto la mia compagna di classe era molto fissata con questi trucchi e truccava anche le altre. E mi ricordo di questa ragazzina, poverina, molto non bella, che l'ampiastricciava tutto con questa roba appicciosa, vabbè, poverina, che la prendevano in giro. Ecco, delle medie era una scuola grande, moderna, con una bella palestra, quindi si faceva educazione fisica, mi ricordo. Questo rapporto forte con la professoressa di italiano, che era una donna insomma molto in gamba, poi appunto col fatto della lettura e così, in italiano sono sempre andata molto bene, scrittura, lettura, per cui ero un po', c'avevo appunto questa predilezione, mentre la matematica è sempre stato il mio scoglio, anche se avevo una brava professoressa, bravissima, me la ricordo ancora, col caschettino, che è molto in gamba, però cioè io la matematica l'ho sempre sopportata poco. E mi ricordo educazione artistica che ci facevano fare queste cose con le cartoline che poi dovevi allargare la prospettiva e rifare il paesaggio intorno. Mi piaceva disegnare, avrei voluto fare l'artistico, poi però i miei non me l'hanno permesso perché a quei tempi non si decideva da soli. Educazione fisica Sì, facevi? educazione fisica si faceva perché c'era questa bella palestra. Non me la ricordo tanto, non sono mai stata. Mi ricordo si giocava a palla rilanciata. Questa della palla rilanciata, se mi dovessi dire che gioco è, non me lo ricordo esattamente. Però ci facevano giocare a sta palla rilanciata. Però io non sono mai stata una di quelle più brave. Mi ricordo le campestri, ci facevano fare queste corse campestri in mezzo fondo.
E lì correvo, mi piaceva, avevo anche una buona resistenza. Andavamo in un parco vicino lì a Sesto dove ci facevamo fare tutti questi giri. Quello me lo ricordo. Però, insomma, quello. Ah, una cosa che mi ricordo della primaria, se posso tornare indietro, che ci Certo. facevano le visite mediche. Cioè veniva il Ah. dottore in classe e ci visitava. E la ionoforesi, cioè quella roba per i denti che praticamente mettevano il fluoro in questa specie di ferro di cavallo e te lo dovevi tenere in bocca. Sta cosa, mi ricordo il sapore di questa roba, tipo dentifricio. Ci facevano queste cose. E anche la visita me la ricordo tutti in fila, tutti con la nottierina. Ci faceva levare la maglietta e sta chianottiere di lana bianche. Mi ricordo ci visitavano. Questo alla primaria, all'elementare insomma. Poi alle medie no, non c'era più questa cosa. Alle medie mi ricordo la ricreazione. Aspettavamo a gloria sta ricreazione, che poi si usciva tutti nei corridoi, andava a incontrare quelli delle altre classi, cianavi. E poi tutti questi bocciati. Io c'avevo in classe questo ragazzo che era... C'aveva 16 anni, in terzo medio, lo bocciavo tutte, prima, seconda e terza, e arrivava con la moto perché c'era il 125, c'aveva il Kajiva 125, lui era un soggettone con un ciuffo tutto spiacciato e fumava. Mi ricordo in gita scolastica su questo treno, bruciava le sigarette, noi eravamo tutti più piccini, però ovviamente c'era il fascino del ragazzetto un po' tremendo, un po' bondetto. E alle medie io sport ho fatto un po' di tutto, ma non niente che poi mi abbia impegnato a livello agonistico, quindi tempo libero passava, si studiava perché insomma avevamo i compiti da fare, alle medie era abbastanza già bello pesino, e poi si usciva lì a Sesto il sabato e la domenica, andavamo al cinema o se no struscio per la strada in su e in giù con le amiche. Poi quando siamo arrivate alle superiori ho perso un po' il paese perché sono andata a studiare a Firenze con l'autobus, prendevo l'autobus tutte le mattine e andavo in centro. Da lì un po' la vita si è spostata più su Firenze. E il liceo classico, perché appunto la mia cugina faceva il liceo classico, mio babbo aveva fatto il liceo classico, la mia sorella gemella aveva scelto il classico, io volevo andare all'artistico, ma non ci stavo perso e mi hanno mandato al classico e quindi mi sono fatta il classico al Galileo. Ed era insomma abbastanza pesa perché qui ai primi anni 80 il classico era difficile, era duro. E poi erano scuole abbastanza chiuse, ora la nostra un po' meno, la mia sorella andava al Dante e io sono andata al Galileo, non ci sono voluto andare al Dante dove c'era la mia sorella e la mia cugina. E quindi era, essendo anche un pochino più centrale, era anche un pochino più in mezzo a quello che succedeva nella città, poi c'aveva il liceo artistico, l'Alberti vicino. Quindi mi ricordo le assemblee, mi ricordo l'occupazione, cioè era una scuola abbastanza attiva politicamente, nonostante fosse un classico, c'era un gruppo dentro che faceva una fanzine, disegnavano, e eravamo proprio vicino al Duomo, quindi nelle manifestazioni ce le siamo fatte tutte, tutte. Però insomma la scuola era dura, era severa, e mi ricordo dopo i primi 2 anni di ginnasio, che eravamo in 30, siamo rimasti in 16. Tutte le mie amiche bocciate, cambiava scuola e via. Però io ho sempre avuto la fortuna di avere una buona memoria, una facilità. Tutti i giudizi dall'elementare in poi sono sempre sì, c'è un buon rendimento, ma potrebbe fare di più, si impegna solo in alcune discipline, chiacchiera, insomma, però poi me la cavavo sempre abbastanza bene. C'avevo una buona parlantina, come si vede, e quindi insomma me la sono sempre un po' cavata. E non so ora che altro vi posso raccontare. Ah, per quello che riguarda tipo la primaria, tornando alla primaria, quando non eri a scuola e non facevi compiti o non eri a giocare con le tue amiche, guardavi la TV? Sì, noi avevamo appunto questi orari della televisione, dopo mangiato, mentre si mangiava anche a volte, c'erano cartoni animati, però Cioè, avevate la TV c'era proprio. la TV nella sala da pranzo, Ok. non si poteva accendere sempre, però se c'erano queste puntate di questi cartoni che andavano solo in quell'orario lì. E siccome si guardava appunto i primi cartoni giapponesi, Goldrake, Mazinga, quelli la mia mamma se c'era la puntata ce la faceva vedere.
e per non farci perdere, insomma, la serialità della storia. E poi c'era, appunto, si guardava Candy Candy, che era appunto Heidi, cioè tutti i primi cartoni giapponesi che però erano praticamente delle storie, a parte i robot, che comunque Goldrick me lo ricordo bene, io giocavo proprio a Goldrick. Mi ricordo rovesciavo questa sedia a sdraio, si faceva l'astronave e poi ci si lanciava componenti, si faceva i personaggi. Quello sì, però appunto mi ricordo, allora da piccola piccola mi ricordo ancora Carosello. Noi si vedeva Carosello e poi si andava a letto, questo ti parlo di questi 6-7 anni. Poi appunto dagli anni 80 cominciano ad arrivare E il queste. carosello guardavate tutti insieme? Io e la mia sorella, no? E Ok. in realtà si cenava insieme. Allora, mio babbo tornava di solito tardi, la mia mamma lavorava a mezza giornata, quindi era la Ok. più presente. Poi c'era la mia nonna sotto che ci teneva parecchio. E, però sì, i ruoli erano molto divisi fra maschi e femmine, no? Cioè, mio babbo viaggiava per lavoro, quindi babbo lo vedevo poco, il fine settimana, un pochino. Cioè, la mamma che gestiva un po' queste cose, però poi una certa ora ci mandava a letto, io dalle serrande, fine, quando si era molto piccole, si andava a letto Certo. presto, perché Carosello, ma io penso fosse le 8:30. Quindi si vedeva sto Carosello, c'erano queste pubblicità tipo storiellina, bianco e nero, e poi ci mandava a letto, fine della giornata. Quando siamo cominciati tipo alle medie e così, si vedeva anche un po' di televisione insieme ai miei. Dei quadernini piccoli, spesso con dentro proprio delle storielline che cioè, mi piaceva anche leggere, insomma, sì, c'avevo insomma tutte queste notiziole, cioè, tipo giornaletto. Poi anche i quadernoni, quelli più grandi, però li usavamo solo per delle cose specifiche. Questo, per esempio, è il quaderno di ambiente che ha. Diciamo parte dall'io, da me e poi va alla casa, alla scuola, fino al territorio esterno intorno alla scuola, quindi c'è una ricerca sui torrenti di Sesto, e parlo della mia famiglia, descrivo la maestra, lo stemma del paese, poi si guarda il lavoro che succedeva intorno, per esempio osserviamo il lavoro degli spazzini. E questo nel 78, il quaderno copre 3 anni, perché si vede che costavano, quindi non è che si buttavano via. Se, dal 77 arriva al 79 e c'è anche, tipo se si andava in gita, appunto, la visita alla tomba etrusca della Montagnola, che è lì a Sesto, e tutte le volte ci faceva scrivere le impressioni, in maniera abbastanza libera, non c'era uno schema, e, te lo faceva raccontare o descrivere quello che proprio osservavi. Quando si andava al cinema a vedere Bruno Bozzetto e poi c'è anche un po', appunto, comincia anche un po' la geografia, quella più classica, c'è la Toscana verso la quarta elementare. E infatti c'è queste cose con le cartoline, si sono attaccavo queste cartoline. Ecco, una cosa che mi ricordo rispetto ai libri è che ci sapeva il sussidiario, che raccoglieva un po' tutta la disciplina, sia la parte letteraria che quella dei numeri. Poi mi ricordo, per fare le ricerche di geografia, questi piccoli inserti con le cose staccabili, gli adesivi con le foto dei paesi, le cartine geografiche, le potevi staccare e attaccare poi sulla pagina. Non usavamo le fotocopie, c'era pochissima fotocopia. Semmai ricalcavi le cartine con la carta, quella lucida, e te le ricoloravi a matita e poi le attaccavi sul quaderno. Questo lavoro di ricopiatura, sì, me lo ricordo bene, si copiava tanto. Si imparava anche a memoria, le filastrocche, soprattutto alle elementari. Poi alle medie era passata un po' di moda questa cosa di imparare a memoria, non ce lo facevamo più fare. Come alle elementari ci faceva fare anche le paginate, non tanto di grafia, però sì, c'erano le paginate di tutti e tre per scrivere i numeri, questi proprio in prima elementare. E gli astucci c'erano già, io mi ricordo la cartella, i primi anni delle elementari, ma quasi tutte le elementari la cartella, quella proprio di cuoio, cioè di cuoio forse era finto cuoio, però quella rettangolare con le bretelle regolabili che ti segavano ben bene le spalle. E l'astuccio invece mi ricordo quello a più piani, come c'è ancora oggi, con tutti i colori dentro, quello mi ricordo quello, poi forse prima non ce l'avevo, ma mi ricordo bene quello. Alle medie lo zaino dell'Invitka, quello classico, arancione e blu, che mi sono portata poi per tutte le superiori, astuccia, bustina, e lì anche quaderni, quadernoni no, sempre quaderni piccoli, non quaderni anelli, non si usava proprio quaderni piccolini,
per studiare. E anche lì non si prendevano tanti appunti, alle superiori specialmente c'avevamo questi paginari d'appunti, e già alle superiori si prendevano, alle medie un po' meno. Alle medie ci sapeva i libri divisi per discipline, mi ricordo, quindi sì. Certo. E per quanto riguarda vestiti, alle elementari mi ricordo che andavo vestita, cioè avevamo il grembiule, nei primi anni delle elementari, bianco alle femmine e blu ai maschi, o nero, non mi ricordo esattamente, mi sembra blu. Poi a un certo punto, verso la quarta e la quinta, tutti blu, non c'era più il bianco. Il primo elementare mi ricordo il fiocco rosa, proprio c'era il fiocco e il grembiule chiuso dietro con questi sproni, poi c'erano vari modelli già lì. Mi ricordo che io non sopportavo tanto il grembiule, all'asilo no, non ce l'avevamo questo, non ricordo bene. Invece da quando appunto poi mi toccava mettere non lo sopportavo, mi dava noia, mi faceva caldo perché erano di sintetico, un po' ci vestivano sintetico anche sotto, quindi si facevano delle sudate allucinanti, e tant'è che io lo portavo da quando avevo questo blu, l'avevo aperto davanti, lo tenevo sempre aperto, non mi piaceva il grembiule. Mi ricordo, quello che mi ricordo della mia classe è che c'erano bambini che venivano dal sud, e che ce n'era una in particolare, e che veniva dalla zona di Salerno, di Napoli, che era una bambina un po' che viveva, insomma, non era ricca, si vedeva un po' questa cosa, e si sentiva un po' anche la differenza, spesso lei non si lavava, quindi tanti la prendevano in giro, o non ci volevano star vicino, e si chiamava Anna. Io mi ricordo che invece un po' appunto per carattere mio sono sempre stata molto empatica, e per cui di solito cercavo sempre di aiutare, cioè avevo questa cosa un po' di collegamento fra tutti. Anche un'altra bambina si chiamava Lucia, cioè aveva tanti fratelli, tante sorelle, stava vicino a casa mia, anche lei spesso gli mancava magari la penna, la gomma. Non c'era tanto lavoro su questo fatto della cooperazione, era più forse visto dal punto di vista della religione, no? Si faceva religione, quindi dovevamo essere buoni, però non era una cosa, era un po' più moralistica che altro. Non come dove, cioè non ci insegnavano a lavorare insieme, alla fine non era una cosa che si faceva tante cose insieme, ma erano un po', cioè venivano un po' da sé, perché non è che fosse strutturata l'attività cooperativa, ecco. Però sì, noi si giocava anche tanto insieme, certo. Sì. Ma il materiale, c'era qualcosa che vi dava la scuola oppure niente? No. Niente. No, io mi ricordo che andavamo a comprare le cose, ecco, un periodo negli anni fine 70-80 andavano queste gommine colorate con Hello Kitty e Mary Melody, c'erano questi negozi, cominciavano i primi negozi con tutte queste cavolatine fatte apposta per vendere a bambini, e quello ci piaceva. Ci sapeva ovviamente dei budget limitati, però queste gommine profumate ce le scambiavamo, c'era tutto, e le figurine erano un classico, l'album, c'era l'album dei calciatori per i bambini, l'album dei cartoni animati per le bambine, noi avevo Handy, ci si scambiava queste figurine, panini, lì che si comprava le bustine, sapeva, e queste duravano un bel po', anche alle medie, c'erano gli album, magari dei film, c'era il tempo delle mele, io beccavo la prima, seconda media per il tempo delle mele, i primi balli con le palle, con tutti gli specchiettini a casa di qualcuno. Poi vabbè sì, c'era le discoteche, però alle medie, sempre andava poi alle medie, no, però mi ricordo mia cugina più grande, sì, scappava. Andava. E qualche amica che ti è rimasta, o dalle medie, o dalle superiori, che, cioè insomma, vedi ancora oggi? Allora, delle medie pochissimo, quasi nessuno. Sì, questa ragazzina della soffitta praticamente è sempre rimasta in contatto, perché la sua mamma poi è rimasta amica della mia mamma, poi veniva un po' a lavorare da noi la sua mamma, e quindi lei sì, fino ad ora la vedo, insomma non ci frequentiamo, però ci sentiamo, c'è un rapporto anche fra i genitori, c'è sempre stato. Delle superiori sì, c'è una mia carissima amica con cui sono rimasta legatissima, che poi lei è bocciata, è rimasta un anno indietro, però poi siamo sempre continuando a uscire insieme, cioè, con poche interruzioni, e tuttora siamo molto legate, delle superiori, però una, poi da altri, un'altra un po' sì, tuttora insomma la vedo, però non sono legata come lei, ecco. Quindi sì, un paio via delle superiori.
E dell'elementare qualcuno vedo ancora, è rimasto a Sesto, anche io poi sono tornata a vivere a Sesto, quindi qualcuno incrocio sempre. E, però sì, c'è un affetto, un legame, insomma, si passava tanto tempo insieme. Sandra, e per quanto riguarda invece il cibo, le merendine, la merenda, ti ricordi qualcosa in particolare? Allora, mi ricordo bene che all'asilo, appunto si parla appunto dei primi 70, perché all'asilo ci andava nel 74, 73, ci davano appunto la merenda o pane e Nutella, era una cosa già bella, moderna, se no il pane con l'olio, il sale. Il mio nonno, io mangiavo pane, vino e zucchero, pane, burro e zucchero. Poi andando avanti nel tempo, appunto, i primi anni elementari, queste schiacciatine dal forno. Poi si è cominciato anche a avere in casa le merendine, quelle confezionate. Mi ricordo una delle che ci piaceva di più era la Cirella, i Bondi al cioccolato, e quelle me le ricordo bene, ci piacevano, insomma. Poi non ce le compravano sempre, però sì, ci sapeva. E alle superiori i panini, c'era l'omino che faceva i panini dentro la scuola, quindi noi si andava lì in corridoio, si comprava il panino, mentre invece le medie più roba un po' più confezionata, perché era più comoda, questo cosa qui sì. E mi ricordo, ecco, una cosa mi ricordo di quando c'era alla primaria, ci si fermava in latteria a prendere i mucchini, che erano delle pannine praticamente fatte a piramidina, che c'era la linguettina e te la bevevi. E un'altra cosa, il latte condensato della Nestlé, anche quello me lo ricordo che ci piaceva, e questi tubetti di latte condensato ci si attaccava a questi tubetti. Ogni tanto sì, si prendeva quello. Ecco, roba da bere non si beveva principalmente acqua, poi vabbè, quando si era più grandi sì, la Coca-Cola, queste cose qua. Non c'erano i distributori automatici a scuola quando andavo io alle superiori, Non le hai mai non viste? c'erano, no. Ok. Li ho visti dopo all'università, ma non, nelle scuole no. C'era appunto l'omino dei panini e basta, lui. Inizi con queste pagelle, mi ricordo sì, i colloqui li facevano i genitori, soprattutto mi ricordo dalle medie in poi, ma sicuramente con la maestra ci parlavano anche alle elementari. E gli esami, appunto, io ho fatto l'esame dalla seconda alla terza e quello anche l'esame di quinta. Mi ricordo soprattutto l'esame di quinta come proprio l'esame, quindi paura, il primo esame, no? E non mi ricordo assolutamente le prove, però mi ricordo che questa cosa dell'esame, insomma, si sentiva. L'esame di terza media, ovviamente, ancora di più. Non mi sembra, non ci facevano fare tesine né niente, si doveva fare gli scritti e gli orali. E riguardo ai giudizi, appunto, un po' c'era questa cosa sempre di puntare sempre sulla cosa che non andava bene, cioè appunto la discontinuità, il fatto di non applicarti, quindi sì, insomma c'era questa cosa, però non c'erano voti numerici nemmeno alle medie, c'era sufficiente, buono, ottimo, appena sufficiente, insufficiente. Le superiori, poi si parte a voti numerici e lì era abbastanza tosta, anche voti bassi, mi ricordo in classe mia 1, 2. I primi compiti di latino, gente prendeva uno, anch'io non sono mai andata granché bene sugli iscritti, ma mi riprendevo sempre agli orali. Sono stata rimandata un anno solo, l'anno dalla quarta alla quinta, in due materie, latino e matematica. Matematica perché appunto ho sempre fatto una gran fatica, sono andata anche a ripetizione, ma niente, non mi è mai entrata molto in testa. C'aveva una professoressa in gamba anche al liceo, poi si accorse che copiavo e giustamente me la rimise. Latino perché c'avevo un professore tremendo, c'avevo latino e italiano insieme e greco staccato, e questo professore era un inetto, ma chiaramente non tutti si lamentavano quando arrivavano alla maturità, ma poi ovviamente era sempre lì, quindi non si faceva niente. E mi ricordo una figuraccia perché avevo il libro di testo di latino, lui mi interrogò all'esame di riparazione e avevo la caricatura di lui con tutti i commenti delle mie amiche, mi prese il libro
Si è accorse in diretta, cioè, perché mi presi il libro per leggere il testo del latino e c'era questa roba qua, quindi una E figuraccia. cosa fece? Diventò tutto rosso e beh, io feci la finta di niente, poi non approfondì, però poi me lo disse. Però non mi poteva bocciare perché alla fine aveva fatto per bene, quindi niente, non ebbe questa cosa. Senti Sandra, ma tipo qualcosa sui colloqui che avvenivano tra genitori e maestri, insegnanti, ti ricordi qualcosa? Mi ricordo appunto questa cosa che il ritornello sempre, potrebbe fare di più, potrebbe fare di più, ma mi riportava solo questo, poi io non avevo grandi lacune, insomma, sempre passata, quindi i miei, sempre, c'è sempre un po' stata la leggenda di quella che non faceva niente, ma passava, in realtà si studiava, perché si studiava tante ore, e chiaramente poi parecchio studiavo con le amiche, si andava, ci si trovava e si studiava, però ci si parla al liceo anche di 3-4 ore al giorno, ci si aveva veramente una quantità di roba impressionante. Se riguardo, io ho anche i compiti di filosofia, di storia, della roba allucinante, si scriveva a monte, e questa cosa della scrittura, tanti diari, ci sono sempre il diario, ogni anno si comprava il diario di Linus, il diario delle superiori, anche dalle medie in poi questa cosa del diario dove ci attaccavi tutti, ti scrivevi messaggi, si scriveva tanto, anche i bigliettini che ci si scambiava in classe, ti buttavi i bigliettini, era tutto uno scrivere, 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 quindi forse anche per quello si era esercitati a scrivere. E questo sì, la valutazione, c'era diciamo una grossa rigidità, una grossa separazione fra il professore e l'alunno, non c'era un rapporto. Cioè, io mi ricordo anche, cioè, la battuta, lo scherzo, però sempre da una parte sola, tu non potevi mai rispondere né insomma, dire la tua perché insomma, rischiavi comunque. Un po' rischiavi, anche io che sono sempre stata abbastanza sicura di me, eccetera, però non mi ricordo, non si poteva rispondere più di tanto. E poi questa cosa, appunto, il mondo adulto è sempre molto separato dal mondo bambino, questo me lo ricordo esattamente, cioè te la dovevi cavare da solo e fine. E la ragione sempre dalla parte della scuola, ecco, non c'era questa cosa come c'è magari ora anche troppo, insomma. Ai tempi miei non c'era, cioè, erano fatti tuoi, cioè, ti aiutavi fra pari, cioè, ti coalizzavi e trovavi dei punti d'appoggio fra i compagni, se ti andava bene, poi anche quello che non era detto perché le classi erano numerose e soprattutto alle superiori io non mi trovavo granché bene, poi mi bocciarono tutte le mie, appunto, però insomma si sopravviveva, si sopravviveva. Va bene, grazie Sandra.